Siamo qui con Carol Smith. Allora Carol, ecco, per te questa nuova edizione di Ballando con le Stelle fa i giudici. Ecco, è un ruolo importante quello che svolgi. Con che passione, con quanta emozione lo fai ogni volta? Guarda, qualsiasi cosa che faccio nella vita io faccio con la passione, perché sennò non lo faccio. Però e Ballando con le Stelle, anche questo Ballando on the Road, sono qui in pratica per cercare i talenti, e poi quando sono Ballando con le Stelle sto cercando in pratica qualcosa di speciale, poi provo ad anche aiutare i VIP in pratica per capire le minime differenze di una qualità o meno qualità per migliorare ogni settimana. Per me ci vuole tante passioni, tanta pazienza, e diciamo che si vede il risultato alla fine. E fra tutti i partner, i concorrenti che hanno partecipato a Ballando, qual è quello a cui dato, ecco, il voto più alto e quello che più ti è rimasto, ecco, nel cuore? Oh, questo è molto difficile, tante che mi chiedono questo, perché è difficile da dire uno, perché ognuno di loro sinceramente qualcosa è rimasto dentro di me. Però il storico, il primo Ballando che ho fatto, che è quello che ha fatto furore su tutti i giornali quando io parlavo di miei ormoni, era Alessio Clemente, e diciamo che ho provato ad aiutare tantissimo lui al suo percorso Ballando con le Stelle, e siamo rimaste amici con lui e insieme con la moglie e tutta la famiglia. Se fosse che lui è quello che in pratica è rimasto ancora più dentro, ma tutti che sono rimasto dentro. Cosa ti aspetti un po' dall'edizione del 2016? Oh, guarda, intanto non lo so, le sorprese di Milly Carlucci quest'anno, diciamo, se per caso che riesce a portare Platinette, diciamo, a Ballando, sicuramente che sarà un'edizione molto speciale. Deve vedere, perché in pratica lei fa sempre, non è soltanto le sorprese ai VIP, fa anche le sorprese ai giudici ogni settimana, ma sicuramente che sarà una stagione piena di emozioni e sorprese. Ecco, sappiamo che stai vivendo un periodo un po' particolare, come stai affrontando un po' questa battaglia, sì. Diciamo? Allora, diciamo che come affronto qualsiasi situazione positiva o meno positiva nella vita mia, con un bel sorriso sul viso ogni mattina, con positività, non piango addosso, vado avanti con il mio lavoro e provo ad aiutare altre persone, le mie stesse persone che sono un po' forse che meno giù di tono, cioè in pratica del umore. Dobbiamo affrontare, non ho scelta, purtroppo, questo intruso, però ho trovato tante cose molto positivo, perché mi ha insegnato tante cose più in positivo, se non vedo come una negatività. Per quanto riguarda il tour di Ballando nelle varie regioni d'Italia, come vedi un po' i ragazzi, i giovani che si affacciano alla danza? Che consiglio dai? Ok, allora sono veramente contento che abbiamo fatto tutti i giri dell'Italia, abbiamo trovato tanti ragazzi, tanti giovani, che io amo tantissimo la gioventù, perché in pratica questa è la vivaia delle discorse della danza, e sono contento che loro sono avvicinati al nostro mondo. E il consiglio è che in pratica trovare gli insegnanti giusti, e loro devono avere la passione per avere la tecnica, le regole del gioco, così loro crescono in modo molto sano, e poi sicuramente che hanno una maggior qualità quando loro crescono. Auguro che in pratica loro ricercano questo. E per concludere, un saluto ai lettori e agli ascoltatori del Giornale di Puglia. Allora, voglio ringraziare che in pratica la Puglia che ha accolto noi, e questo Ballando on the Road, perché qui in Puglia, guarda che c'è una cosa, c'è un calore fuori del normale, e auguro un buon 2016, auguro un buon Natale, e auguro che in pratica il tutto bene del mondo a voi.